Pochi giorni fa, incontrato con la compagna Camilla Luscri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 2019 è stato un anno pieno di soddisfazioni per Monica Boggioni, la nuotatrice dell'AIX Pavia, plurimedagliata nella sua specialità. Nei mesi scorsi ha conquistato infatti due medaglie di bronzo ai campionati del mondo, una nei 100 stile e una nei 50 dorso. Partiamo dalla storia recente, da questo riconoscimento che ha avuto dal presidente Mattarella. Che emozione è stata? È stata una grande emozione, soprattutto è stato un grande onore essere lì con tutta la squadra nazionale e ci ha accolti in quanto campioni del mondo, perché agli ultimi mondiali l'Italia è arrivata prima nel medagliere con 50 medaglie. E quindi questo riconoscimento è importante proprio come valore anche umano, perché vuol dire che anche il mondo paralimpico sta crescendo e c'è un riconoscimento, quindi vuol dire che si sta facendo qualcosa di bello. Tu hai ricevuto anche il premio Donna Sport di Regione Lombardia, quindi è stato un anno di riconoscimenti. Sì, anche quello sicuramente mi ha fatto molto piacere, perché era un riconoscimento che vedeva insieme lo sport e lo studio, quindi io sono sia un'atleta sia una studentessa di biotecnologia all'Università di Pavia. Com'è stato il passaggio tra liceo e università anche per quanto riguarda la tua carriera sportiva? Il passaggio è avvenuto un po' di anni fa, infatti io mi sono immatricolata nel 2017, questo è il mio terzo anno e nel 2020 devo laurearmi nella triennale, e sicuramente vabbè, il passaggio è stato un po' quello che è per tutti i ragazzi, quindi si passa a un mondo di ragazzi più grandi, quindi un mondo più da grandi. C'è il lato positivo che l'organizzazione dello studio è un po' più autonoma, anche se gli argomenti sono un po' più difficili e comunque il volume è maggiore, però alla fine con la passione, la volontà, la determinazione ci si organizza. Quindi. Monica non lo dice un po' per scaramanzia, ma il pass per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 è praticamente in tasca. L'atleta pavese se la vedrà con le più forti nuotatrici al mondo, visto che il livello delle varie specialità, come ammette lei stessa, si sta alzando sempre di più. Il 2020 potrebbe essere quindi un anno ancora più entusiasmante sia a livello sportivo che a livello di studi. Tu hai citato il 2020, una data importante perché ci sono le Paralimpiadi di Tokyo, tu dovresti praticamente essere sicura di un posto, è così? Sì, vabbè, non si dice perché non si sa ancora, però sì, il 2020 sarà molto impegnativo su entrambi i fronti. Sicuramente l'impegno è quello per il nuoto, perché l'obiettivo sono sicuramente le Paralimpiadi di Tokyo. Certo è che non si trascura neanche quello dell'università, infatti come ho detto prima, in teoria l'obiettivo è anche quello di laurearsi, certo che però c'è un tempo per ogni cosa, quindi le priorità sicuramente nel 2020 sono quelle delle Paralimpiadi. In questi mesi che sfide ti attendono? Farei altre gare? Ci sono altre gare appunto in calendario, in programma? Sì, guarda, venerdì scendiamo a Napoli per fare i campionati italiani in vasca corta, poi ci saranno altri appuntamenti nel 2020 a partire dagli italiani in vasca lunga, poi i tappi di Coppa del Mondo e poi vabbè, gli europei a maggio a Funchal, e poi l'obiettivo è quello di Tokyo a fine agosto. Che traguardi ti vuoi dare e che cosa appunti nei prossimi mesi, soprattutto per Tokyo? Beh, allora, precisamente non si dice, diciamo che in generale ovviamente l'obiettivo non è mai partecipare ma vincere, e nel senso di comunque dare il massimo, quindi mi voglio impegnare, essere soddisfatta del lavoro che faccio, sia tutto durante il percorso, quindi godermi comunque tutta l'esperienza, sia in sé là, ma anche tutto il percorso che porta a quell'evento, quindi sono convinta di volerlo fare. Un'ultima domanda, un appello che vuoi lanciare ai ragazzi che magari si avvicinano al nuoto, paralimpici o non paralimpici, per questa specialità, insomma, a cui tutto sommato tu hai dedicato buona parte della tua vita? Io posso dire di continuare a sognare, ma sognare non soltanto così per dire, ma sognare attivamente, quindi sognare e attivarsi per concretizzare poi quello che è il proprio sogno, non farsi spaventare dalle difficoltà, perché più un sogno è difficile più alla fine è bello. E per i ragazzi con disabilità io ricordo sempre che Pavia offre il progetto Nuota con noi alla nostra società ICS Pavia Nuoto, a cui ho aderito e grazie al quale io poi ho la possibilità di preparare le Paralimpiadi, e quindi mi raccomando, se siete interessati venite a trovarci, ci trovate in piscina Folperti o comunque anche sul sito, e noi vi aspettiamo.